l'Italia 2016 è l'occasione propizia per salutare e incontrare Cecilia Daguanno a ogni manifestazione, a ogni edizione di questa manifestazione biennale Venditalia. In questo caso nel 2016 noi chiediamo a lei, non prima di averla però salutata, che cosa presenta a Venditalia e ancora come la storia dei corrispettivi. Anzitutto buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i telespettatori di Vendit TV. E cominciamo anzitutto dai corrispettivi. Sappiamo bene, perché seguiamo passo dopo passo, che c'è un lavoro complesso di gruppo che sta facendo l'associazione di categoria con la commissione delegata. Sappiamo che voi siete parte integrante di questa commissione. Sappiamo anche che però al momento non ci sono delle certezze. Quello che noi stiamo dicendo a tutti i nostri clienti e anche non clienti che vengono per avere delle risposte da parte nostra è proprio questo. Noi siamo seduti, viva Dio, al tavolo tecnico, per cui sappiamo quello che sanno gli operatori del settore in tempo reale. Purtroppo non ne sappiamo molto di più, ossia siamo anche noi in attesa di avere risposte definitive da parte dell'Agenzia dell'Entrata, risposte che tardano ancora un po' ad arrivare, che però contiamo arrivino entro la fine del mese di giugno. Quindi documento tecnico definitivo che dovrebbe a questo punto chiarire esattamente i protocolli e tutta un'altra serie di quesiti di tipo tecnico, soprattutto operativo, e che ci consentiranno di presentare le nostre soluzioni, che chiaramente sono già in cantiere, insomma. Tuttavia voi presentate qui a Venditalia qualcosa che ricalca ciò che già almeno si sa, non legato alla procedura, bensì a quelli che sono gli elementi tecnici che l'Agenzia delle Entrate è riuscita a garantirvi. Per cui che cosa presentate qui in questa manifestazione biennale? Allora, devo fare una premessa. Noi abbiamo chiaramente lavorato per garantire la rispondenza chiaramente a quello che chiederà la legge per tutti i nostri clienti, cioè per tutti i gestori che utilizzano il nostro software Vega e che lavorano già con l'ausilio dei Palmari. Questa è chiaramente una certezza. Abbiamo però pensato anche a gestori, presumibilmente insomma, di piccole dimensioni, eccetera, che non hanno un gestionale alle spalle e che non lavorano con dei Palmari. E quindi abbiamo deciso di creare un'infrastruttura che abbiamo deciso, un sistema che si chiama Rileva e che sarà costituito da tre interfacce, ossia un'app da scaricare su uno smartphone, un portale e poi chiaramente l'Agenzia delle Entrate. Questo cosa significa? Significa che anche il gestore che non ha un sistema informatico di ausilio potrà registrarsi in questo portale, attraverso quindi il portale delle proprie credenziali fare tutte le attività di gestione delle anagrafiche, di registrazione, di recupero del codice bidimensionale dell'Agenzia delle Entrate con cui dovrà censire il proprio parco macchine, e l'operatore con uno smartphone su cui avrà scaricato quest'app Rileva potrà recuperare i dati del sistema elettronico, quindi la rilevazione elettronica che sarà inviata contemporaneamente all'Agenzia delle Entrate e al portale. Sul portale sarà disponibile per il gestore sotto forma di un file XML che quindi potrà essere controllato, visionato, scaricato, eccetera. Con questo chiaramente dovrebbe chiudersi il cerchio, d'accordo? Non possiamo, anche se lo stiamo presentando in alcun modo, pubblicare nulla perché abbiamo bisogno delle ultime indicazioni tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi fino a quando non arrivano quelle non potremo pubblicare nulla, ma siamo assolutamente pronti a farlo. Quindi diciamo che la base c'è e c'è tutta. Bisogna correggere degli elementi e degli indicatori in ragione di quelle che saranno appunto le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate dell'ultimo minuto. Certo, assolutamente sì. Siamo in attesa del documento tecnico, l'ulteriore documento tecnico dell'Agenzia che doveva arrivare questa settimana, ma insomma contiamo che per i primi giorni della prossima arrivi, e quindi noi in real time quindi cerchiamo di aggiungere elementi piuttosto che correggere degli elementi in modo tale che tutto sia conforme, ecco. Bene, e noi amici vi terremo tempestivamente e continuamente informati proprio per la delicatezza e l'urgenza dell'argomento che forse solo l'Agenzia delle Entrate non riesce a comprendere sia veramente molto importante e urgente per tutta la filiera della distribuzione automatica
perché non è come fare switch e accendere una lampadina. C'è una preparazione enorme da parte di tutti gli elementi della filiera, da voi che lavorate con i software, a coloro che sono impegnati con i sistemi di gestione del pagamento, quindi firmware, quindi gli ingegneri, quindi la realizzazione di tutto quello che c'è, la correzione dei macchinari ancora a magazzino, la formazione degli stessi gestori. Insomma, il tempo comincia a essere sempre più corto e direi che probabilmente dovrebbero anche loro cominciare a dare una stretta finale su questo argomento. Cecilia, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Io nel frattempo, amici, la marchierò stretta, come si dice in certe parti d'Italia, per fare in modo che altre notizie definitive sull'argomento possano essere anche magari da lei stessa comunicate attraverso uno special televisivo da mandare in onda fra qualche settimana su vendingnews.it e vendingtv.it. Ci conto proprio per aggiornare passo dopo passo la filiera del vending rispetto a questo argomento. Salutiamo gli amici di Vending TV. Certo, con gioia, arrivederci a presto. Grazie Cecilia, amici, non andate via, noi continuiamo, anche se ormai un po' stancucci e un po' pressati al quarto giorno, cerchiamo di prelevare qualche altra informazione in qualche altro stand e trasferirla a tutti voi attraverso microfono e telecamera. Non andate via.